Proponendo questa nostra petizione abbiamo raccolto circa 618 firme. 618 siracusani hanno detto che sono d'accordo con noi sui punti che vogliamo proporre in questa nostra giornata. Abbiamo fatto una rapida indagine, abbiamo visto un po' la situazione, sappiamo che Equitalia, che è quella che gestisce la riscossione dei crediti in Italia, nel 2010 ha pignorato circa 37.000 prime case, nel 2011 oltre 44.000. Noi vogliamo portare avanti, grazie alla tua iniziativa, tre punti. La prima, come parlavi tu, è l'impignorabilità della prima casa. La prima casa non si deve toccare, perché dobbiamo prendere... Comunque per chiunque. Per tutti. Io l'avevo fatto solo per gli imprenditori. Anche perché dopo anni e anni di mutui, di interessi, di sacrifici che una famiglia fa per poi lasciarla ai propri figli, viene pignorata, messa all'asta. Per pochi debiti che giustamente in questo momento non si riescono a pagare, è una cosa, secondo me, un controsenso. Il secondo punto che vogliamo portare avanti, grazie a te, è che chiunque abbia un debito esattoriale e si trovi in uno stato di indigenza, quindi che è disoccupato, con disagio sociale, pensionati, varie problematiche, cioè non venga inabissato di interessi su interessi. Cioè quella persona che ha quel debito esattoriale gli si è data la possibilità di pagare quel debito della sola esorte capitale rateizzata in 10 anni. E l'usura diventa un'usura di Stato. Perfetto. Chiunque si trova in quello Stato. Io già dovuto dire. Il terzo punto a cui noi teniamo particolarmente, chiediamo la prescrizione e l'annullamento automatico dopo i 5 anni di quelle cartelle che non sono state mai notificate. Cioè, in questo momento la SERIT per debiti del 2000, del 98, del 88 manda le cartelle facendo e traendo in inganno l'utente, perché se entro 30 giorni quell'utente con tutta la cartella prescritta non risponde, legato i termini non mi deve pagare. Quindi se nei 5 anni le esattorie non li hanno notificati, noi chiediamo che automaticamente l'ufficio li metta in annullamento e prescrizione senza che li invii per tentare il recupero del credito. Questi sono i tre punti e secondo me potrebbe essere anche una minima soluzione a questa crisi che stiamo attraversando. Quindi l'esigenza di fatto è pesante ormai, quella di cercare di fermare Equitalia, Serti, cioè in un tempo in cui purtroppo Monte sta facendo soltanto tassazione e nessun tentativo di sviluppo. Noi abbiamo ospitato con grande piacere l'Italia in Movimento, così come tutti quelli che vogliono creare le condizioni per stare insieme, per difendere il cittadino. L'abbiamo fatto tante volte, abbiamo fatto quindi con disegno di legge già presentato, quindi abbiamo idee comuni, voglio dire, non come si dice dire spesso per far sceneggiare, cioè le idee comuni ci sono visibili perché abbiamo presentato disegno di legge, quindi abbiamo già presentato, possiamo presentare altri disegni di legge che io spero che ormai siamo alla fine di questa tormentata legislatura. Nella speranza che chi verrà dopo di noi possa portarle avanti, perché in questo momento di difficoltà si perde più tempo a parlare che non a fare le cose che servono. Intanto però noi mettiamo una pietra su quello che sarà l'impegno che dobbiamo andare.